Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros Rasatura Tradizionale. Il mio gruppo Facebook, la rasatura tradizionale che appassiona milanese e calabrese, che lascerò in descrizione come tutti i miei social. Ci tengo a sponsorizzare il canale YouTube di Fabio e vi lascerò in descrizione il mio secondo canale per quanto riguarda i tatuaggi e il mio codice affiliato per quanto riguarda Raso e Goodfellas. Ci tengo a sponsorizzare anche il canale TikTok di Dovart 3D, che è un ragazzo che fa delle statuine con la stampante 3D molto belle e sa anche ben dipingere i dettagli, quindi andatelo a seguire perché merita. Adesso vi faccio vedere le mascotte. Abbiamo la nostra amata Squirtle in pole position come sempre, poi ancora per un po' abbiamo il nostro amico Michelangelo Kawabonga, perché siamo ancora in casa a farci la barba e i capelli. Oggi come set utilizzo, mi stava volando il tappo, utilizzo la Noxzema gialla, bianca, ho detto gialla perché c'è un motivo, che mi è cascato l'occhio all'interno del sapone, che in questo caso è Island in the Sun, che è un campioncino che mi aveva dato Fabio, rasatura tradizionale. Lo abbiniamo con Mediterraneo Marino Uomo come balsamo, e come dopo barba utilizziamo la ProRaso Verde, la vecchia formula, perché infatti dobbiamo finirla. Come pennello invece utilizziamo lo Yaki in sintetico. Il rasoio è il Gold Empire armato con Tiger rosse. L'ho già armato per un motivo, perché ieri quando avevo programmato questo, perché volevo fare barba e capelli insieme, ma ho riscontrato una problematica che vi farò vedere dopo a fine rasatura, perché non la vado a togliere adesso e spezzare per farvi capire. A fine rasatura vi faccio vedere il motivo. Quindi io adesso mi vado a preparare il viso e noi ci vediamo tra qualche secondo, ragazzi. Eccoci qua, andiamo a prendere un po' di Noxzema bianca, perché la gialla non ce l'ho, ma non ho il prebarba, quindi è come se non esiste. Allora, adesso vediamo di non fare casini. Ok, andiamo a mettere un po' di balsamo, così facciamo la miscela, balsamo e prebarba. Ok, adesso mi sciocco un attimo le mani. Nel frattempo che lo facciamo a giro un attimino, andiamo a preparare anche il panno caldo, così lo lasciamo a giro un po' da solo e poi lo aiutiamo ulteriormente con il panno caldo. Sono proprio curioso di provarle queste lamette, perché Nicola, che è un signore che ci ha aiutato, ci ha dato delle dritte sia a me che a Fabio, il rasatore tradizionale, ci ha detto che sono delle buone lamette e volevo provarle. Ovviamente lui ha indicato una barba non superiore ai 2 giorni, ma in questo caso siamo ai 3. Ci tentiamo lo stesso, dai, andiamo un po' oltre, rischiamo. Però vabbè, non penso succeda qualcosa. Poi comunque
quando ho finito di farmi la barba, vi faccio vedere il discorso lì, perché ho scoperto che praticamente, adesso ve lo spiego, sono praticamente delle lamette al titanio o carbonio, adesso non mi ricordo, una delle due forse, comunque sono scure. E quindi sul Leaf Razor non ci stanno per pochissimo, cioè forse per 1-2 mm più o meno. Il panno caldo ci vuole. Ok. Adesso andiamo a prelevare un po' di sapone ancora, perché un po' ce l'abbiamo, ma non credo basta. Meglio abbondare. Comunque ne abbiamo ancora dentro, quindi questo sapone è un sapone che non vuole mollare. Non mi vuole mollare questo sapone. Allora, adesso prendiamo il nostro accrocchio qui, diamogli una verificata che va tutto ok.
Il primo passato l'ho fatta, ragazzi, ma mamma mia, che la meta per quanto riguarda questa lunghezza fa proprio schifo, ma di brutto. Strappava dovunque, qualsiasi punto strappava e basta. Adesso vediamo con la seconda e la terza se vada meglio. Infatti mo vedremo, perché se va bene allora secondo me c'ha ragione lui su questa cosa, perché sta la meta qua un po' particolare. Poi quando ve la faccio vedere,
La seconda passata già è andata meglio, però comunque strappava lo stesso, eh. Strappava comunque la lametta, quindi è una lametta bocciata per me. Anche perché con i giorni di barba e i capelli che ho io, è una lametta bocciata, perché avendo il lunedì 4 giorni, il giovedì come oggi che è 25 aprile ed è festa, ne ho 3, quindi allora, la terza passata è andata più o meno bene, però comunque si sente lo stesso un po' strappare, quindi per me, per come sono fatto io, per i giorni che ho io di barba, non va bene. Io adesso mi vado a sciacquare, mi rifinisco il pizzetto, ma non con questa lametta, con quella che ho qui, che è una straverde, perché sennò non ce la facciamo, e poi ci vediamo per balsamo, aftershave, e vi faccio vedere il discorso della lametta. Ci vediamo tra qualche secondo. Eccoci qua, adesso vado a smontare la lametta, così vi faccio vedere la differenza
che innanzitutto nel rasoio si muove, come vedete, gioca, quindi automaticamente è molto più grande. Non è. E poi si presenta in questo modo, che sembra tra titanio e carbonio, non si capisce bene. E la differenza è che, mettendola a paragone, quello che sto facendo io adesso non lo fate voi, perché è pericoloso. Praticamente spezzandola non riesce, così sembrerebbe uguale. Vedete che non si vede la straverde, però c'è qualcosina che non gli permette quel millimetro di piega. Vedete? Quella parte più scura nella piega della lametta non gli permette di entrare. Adesso troverò il modo di romperla senza farmi male. Magari utilizziamo una copertura dell'astraverde, tanto per proteggerci e non farci male, perché sennò rischiamo di tagliarci. Che magari la barba non la taglia, però le dita sì. E adesso vi faccio proprio vedere quello che dicevo. Ve lo mostro proprio. Visto che sono uno di parola, che non è che dice una cosa poi. Allora, vi faccio vedere. Astraverde, o comunque lamette standard, diciamo. Guarda, adesso appena trovo l'aggancio, ok, così, visto? E questa ci entra tranquillamente. Tiger, da un lato entra e dall'altro no. Vedete? Da una parte ci sta e dall'altra non va. Non ce la fa per quel piccolo dettaglino. E da una parte meglio così, perché se già per la barba, che il viso è più forte, è più robusto, se già ho sentito, tra virgolette, fastidi, infatti ho paura a mettere l'after alcolico. Spero di non diventare Bordeaux. Dopo lo scopriamo. Questo, diciamo, è una parte di video non calcolata, ma era giusto dirlo. Anche perché, voglio dire, siamo qua per imparare o comunque per far vedere cose che possono servire. Quindi, adesso, ritorniamo a noi, ci mettiamo un po' di balsamo. Speriamo in bene. Infatti il BBS fa schifo, cosa posso pretendere? D'altronde ho voluto esagerare molto anche. Quindi molto probabilmente, se Fabio ha rasatura tradizionale, visto che c'era un pacchetto, no, ce n'era 50 addirittura, manco uno, se si trova, gli do le altre che ho, perché per me non vanno bene, perché essendo che lui comunque la domenica, se mantiene sempre questo giro, alla domenica c'ha 2 giorni e mezzo di barba, se si trova gliele do volentieri. Perché tanto io cosa me ne faccio? Nel rasoio dalla testa me lo posso usare. Rasoi così, peggio che peggio. Poi può essere anche che magari sto rasoio qui non l'ha digerita sta lametta, non lo so. Perché io di solito quando provo una lametta nuova, la provo sul rasoio che utilizzo. Invece Fabio, rasatura tradizionale, la va ad utilizzare sul
su almeno 4-5 rasoi la stessa lametta, però lui non ha lo sbattimento che ho io di fare barba e capelli, quindi io invece devo cercare una lametta che vada bene per tutto, sia per la testa che per la barba, o comunque se per la testa non va bene, per la barba sì, cioè nel senso, una delle due mi va per forza. Invece così, adesso facciamo un po' di panno freddo, agghiacciante. Nel frattempo che qua si riempie la vaschetta, noi andiamo a sciacquare il rasoio, così ci portiamo avanti. E almeno non stiamo fermi. Ci puliamo il rasoio. Ok, lo lasciamo un attimo in ammollo con l'acqua agghiacciante. Mannaggia Fabio, che mo mi ha fatto scimmiare questa cosa. Adesso prendiamo la sua custodia, che il rasoio sarebbe questo, però io non mi piace quel primo nome e lo chiamo con in inglese o oro o nero, perché quel nome lì mi ricorda un wrestler che mi sta sulle puntini puntini, e quindi no, io non lo nomino. Ok, adesso andiamo a vedere com'è questo panno agghiacciante. Mannaggia te Fabio. Intanto che ci sono, do un saluto anche a Fabio Cancellieri, detto Pelatone da me, che giustamente tra pelatoni ci capiamo. Oggi, essendo festa, il video non verrà programmato, lo pubblicherò appena possibile, quindi probabile che magari lo vedrete stasera, che stiamo sempre giovedì, oppure il giorno dopo, insomma. Adesso vediamo un po' come siamo messi. Ci diamo giusto una sventolata per asciugare un po', se c'è ancora qualche residuo di acqua. Comunque di umidità. Adesso prendiamo ProRaso verde, che è al mentolo, quindi è agghiacciante. Shakeriamola bene. Mazza, non me la ricordavo che non c'ha il dosatore. E mo qua ne esce una quintalata. È agghiacciante davvero. Comunque il sapone secondo me ha fatto il suo dovere, perlomeno per la testa non ho... Sì, l'ho sentita, la ProRaso, però non ho irritazione, e mo qua ho paura. Nizzica, me ne è venuto fuori una quintalata. Comunque la profumazione del sapone è tanta roba. Mazza, oh. L'ho sentita. Infatti qualcosina sotto al collo l'ho sentito grattare di più. Lì l'irritazione c'è. Il pelo, porca vacca. Che è la metà del beep. Però vabbè.
Io sono Crazy e non per niente chi mi conosce sa perché c'ho sto nome. Quindi poi tra l'altro chi ha il mio nick dell'Xbox è ancora peggio perché è Crazy Joker, quindi proprio wow. Infatti più avanti volevo studiarmi un tatuaggio per il mio polpaccio destro con lo sghigno del Joker eccetera, e poi volevo farmene anche uno dedicato al principe dei Saiyan Vegeta con la M in quel caso, che mi piaceva un botto quando era tra virgolette alleato con Majin Buu per superare Karot, ma non ce l'ha fatta, porca miseria. Comunque chiudiamo la parentesi tattoo e ritornando a noi, se vi è piaciuto questo video mettete like, condividete attivando la campanellina e noi ci vediamo al prossimo video, e andatevi a iscrivervi al canale di Fabio e seguite DovArt3D. Buone pelate e buone sbarbate a tutti, ciao, a presto.